bello perché sono due missionari comboniani che ti ricevono e ti spiegano. Tutto di un colpo apre a sinistra una porta che esce una bambina immigrata, la luce di Gesù l'ha atterrata. E parla a bassa voce perché ha paura di svegliarlo o che magari non sia accettata come tanti non l'accettano. Poi tutto di un colpo, se un'altra porta che si apre, entra un bambino che ha un pallone nel piede. E anche lì il bambino fa piano piano, la luce l'ha tirato, ma ha paura di avvicinarsi, che sia rifiutato come tanti altri colleghi o i suoi amici di classe lo rifiutano, che sono veramente i problemi del giorno di oggi e così via. Ma è bello ascoltarlo. Allora, dopo che abbiamo finito, io ho detto: posso fare foto? Sì, lui viene giù e dice: vi faccio una domanda, quanti uccelli erano? Immagini se tu vedi da lontano, siamo seduti nelle ultime banche e io posso vedere questi piccoli, piccoli, piccoli uccellini. Dopo sali la scalina, continuare il resto del presepe che parla del muro o i muri. E che bello, anche lì Mori ha cominciato a spiegare un prete dall'Uganda e ha raccontato i nostri muri come Berlino, come le foto che vai a leggere. Mentre tastavo la giacca sentii qualcosa di duro e quadrato. Tagliammo dall'interno per recuperare senza danneggiarla qualunque cosa fosse. Mi ritrovai in mano un piccolo plico di carta composto da diversi strati. Cercai di dispiegarli senza romperli e poi lessi. Bulletin scolaire. E in colonna le parole un po' sbiadite. Mathématique, science, physique. Era una pagella. Una pagella. Pensammo tutti la stessa cosa, ne sono sicura. Con quali aspettative questo giovane del Mali aveva con tanta cura nascosto un documento così prezioso per il suo futuro, che mostrava i suoi sforzi, le sue capacità nello studio e che pensava gli avrebbe aperto chissà quali porte in una scuola italiana o europea. Ormai ridotto a poche pagine scolorite, intrise di acqua marcia. E ha detto qualcuno che era un sindaco, è venuto anche lui a vedere, l'ha fermato e ha detto: i primi muri sono anche nelle nostre case, che tante volte litigo con la moglie e non la parlo per una settimana per una stupidata, oppure papà lunga vita chi ce l'ha ancora muore e i fratelli non si parlano per 4 o 5 anni per un'eredità. Lui ha aggiunto: noi in Africa magari ammazzo il mio fratello per un pezzo di terreno e così via. Perciò dobbiamo essere sinceri di vedere i nostri muri prima. Cari fratelli e sorelle, molti non vi conoscono e hanno paura. Questa li fa sentire in diritto di giudicare e di poterlo fare con durezza e freddezza, ma non è così. Si vede bene solo con la vicinanza che dà la misericordia. Vengo in mezzo a voi perché voglio portare nei miei e i vostri occhi, nel mio il vostro cuore,
Voglio portare con me i vostri volti che chiedono di essere ricordati, aiutati, direi adottati, perché in fondo cercate qualcuno che scommetta su di voi, che vi dia fiducia, che vi aiuti a trovare quel futuro la cui speranza vi ha fatto arrivare fino a qui. Voi siete dei lottatori di speranza. Qualcuno non è arrivato perché è stato inghiottito dal deserto o dal mare. Gli uomini non ricordano, ma Dio conosce i loro nomi e li accoglie accanto a sé. I muri dei potenti ha il diritto di impedire che qualcuno entra da un paese all'altro e anche da ordini che vengano ammazzati. Non sarebbe meglio che un ragazzo somalo, eritreo, nigeriano, invece di pagare un trafficante che ricatta la sua famiglia, potesse con quei soldi pagarsi una pensione, un corso all'università, un Interrail per vedere l'Europa, un biglietto per andare da qualche altra parte o tornare indietro? Vi ringrazio dell'ascolto e merita andare a vedere.